Buongiorno, signor Oddio. Buongiorno, damigella. Siete molto occupato? Sto riordinando alcuni documenti importanti per il signor La Roque. Stamani va il notaio Lobepin. Ah, è arrivato finalmente. Gli avete dato gli appunti che abbiamo estratto dai miei archivi? Ah, sì, subito. Bravo. Se volete posso accompagnarvi alla villa. Grazie. Un momento. Brava, molto brava, benissimo. Avete suonato divinamente. No, no, Bevala, non dite sciocchezze. Ho fatto semplicemente un massacro. È uno spartito difficile, bisogna che prima lo studi bene. Comunque vi ringrazio del dono. Che sia proprio il capolavoro che si dice questa traviata. Come l'ho suonata io non si direbbe, vero mamma? Dovreste domandarlo al signor Odio per sentire quello che ne pensa. Che cosa c'entra il signor Odio? Ma certo, cavalca, dipinge, fa i conti, gioca a scacchi, attraversa i salotti come un principe, sarà anche un musicista. È il vero intendente universale. Si può? So che è arrivato il notaio Lobepin. Sì, esco dal nonno. Pari, cara damigella, da pari. Dunque io ho preparato così all'ingrosso le mie volontà. Quel signor Odio, bravo ragazzo, brava persona. Ah, sì. L'ho pregato di farmi un inventario aggiornato di...